L'arpa di Marcella Carboni insieme al clarinetto di Gabriele Mirabassi, accompagnati dal contrabbasso di Paolino Dalla Porta e dalla batteria di Stefano Bagnoli, in un concerto che ha riproposto le musiche e le atmosfere eclettiche del grande jazzista Enrico Pieranunzi. Ieri sera al giardino della Biblioteca Satta di Nuoro ha risuonato di queste note per uno dei 18 appuntamenti musicali del 36esimo Festival Nuoro Jazz, in cartellone in città fino al 30 agosto. Un appuntamento che si riconferma seguitissimo da un pubblico trasversale affezionato nelle performance pomeridiane e serali, divise tra la Biblioteca Satta e lo Spazio Ilisso, tra il MAN e il complesso nuragico di Nottule. Concerti, ma non solo. Nuoro Jazz per il quinto anno consecutivo, diretto dal contrabbassista Salvatore Maltana, è da sempre sinonimo anche di seminari. Quest'anno abbiamo 110 ragazzi che vengono un po' dappertutto, insomma, da tutta Italia, qualcuno anche dall'estero, qualche francese. Siamo contenti. Penso sia anche una bella edizione del festival, con grandi nomi, bellissimi progetti. Abbiamo avuto anche appunto Adelvi Re, che ha fatto un bellissimo concerto con dei ragazzi che hanno fatto parte di quel progettone meraviglioso che era Medinea. Ieri il concerto di Marcella Carboni sulle musiche di Pieranunzi con alcuni dei nostri docenti, Stefano Baglioni, Paolino Dalla Porta, e con ospite il grande Gabriele Mirabassi. Continueremo oggi ad esempio con il concerto di Francesca Corrias e Dado Moroni, dedicato a Ella Fitzgerald e Oscar Peterson, e man mano andremo avanti. Lunedì con Jorge Rossi partirà anche la nostra masterclass che è quella che viene seguita da un musicista internazionale che per 3 giorni interagisce con i ragazzi, li fa suonare, parla della propria esperienza e quindi porta il festival ai livelli alti. Fondato nel 1989 per volere di Antonietta Chironi e Paolo Fresu e cresciuto con cura dal ente musicale di Nuoro, il Nuoro Jazz conferma, insieme a altri grandi festival dell'isola, il legame sempre più stretto tra Sardegna e jazz. Probabilmente l'attitudine all'improvvisazione, sai, essendo noi isolani dobbiamo in qualche maniera inventare delle soluzioni per sopravvivere, per vivere bene anche, quindi l'improvvisazione fa parte della cultura della Sardegna.